con me? Non sa neanche mi conosce. Oh, ma io ho parlato molto di te. Sa che sei più ricco e più bello di lui e che ti sei insediato qui come se lui non fosse mai esistito. Grazie. Aspetta un momento, Rose. Se Charlie è ancora vivo, chi c'è nell'urna? Ah, sì, quello è Billy. Chi è Billy? La capra bisessuale che ha sacrificato la sua vita al posto di quella di Charlie. Allora che cosa dovremmo fare? Aspettate un secondo. Non ho capito. Che state dicendo è che Charlie Harper ha fatto sesso con una capra? Tu non lo conosci. No, questo è ridicolo. Lui non riuscirà a fare del male a nessuno. Oh, naturalmente no. Rose, aspettami! Te ne vai anche tu? Alan, tuo fratello diventava una furia quando gli toglievi il caffè del mattino. Come sarà dopo aver trascorso 4 anni in un pozzo? Ti stai mettendo in salvo? Sì. Bert, i miei saluti. Non mi è mai importato niente di te. Lo stesso per me, Rose. Walden, ti ho voluto bene come ad un figlio. Alan, buona fortuna. Beh, credo che ci convenga andare via. Aspetta un momento. Non ce ne andremo solo per il racconto di una povera pazza e di qualche minaccia tramite degli SMS. Questo invece è molto più specifico. Che cosa dice? Tu spregevole e insulso troll, gigolo dei bassi fondi, prendere il mio posto, ridicolo clown. Voglio schierare il mio esercito di spietati assassini per distruggerti. Voglio sfoderare le baionette affamate di verità sull'esagono della morte e inciderò le mie iniziali sul tuo teschio di rettile e ti ricoprirò con sangue di tigre. Un tempo scriveva canzoni per bambini. Direi un grande bisogno. Provate con questa. Non impedirà che Charlie vi faccia del male, ma vi assicuro che non sentirete niente.